Buongiorno a tutti, anche la Fratellanza Ginnastica Savonese chiusa per coronavirus. E abbiamo sempre in osservanza di tutti i decreti che incessantemente si continuavano a susseguire. E abbiamo proseguito le attività fino a quando questo è stato possibile e fino all'ultimo decreto che ha di fatto impedito a tutte le società sportive il proseguo delle attività, e legato appunto a questa terribile pandemia che ha colpito tutto il mondo. Questo ha comportato, vabbè, inevitabili disagi, e le ginnaste della sezione femminile che insieme a Lidia Caselli, Chiara Di Micco, Federica Berta stiamo seguendo per questo importante campionato di Serie B nazionale, erano pronte per la terza e ultima prova che si sarebbe dovuta svolgere a Napoli, e purtroppo è tutto saltato e la gara, diciamo, doveva svolgersi proprio nella settimana clou della quarantena, per cui direi che era impossibile che potesse essere effettuata. Che cosa ha fatto la società per cercare di mettersi al riparo da tutto questo? Sempre nell'osservanza dei decreti, ha dotato tutta la palestra, diciamo, con tutti i dispenser, col gel per le mani, la sanificazione degli ambienti. Però è chiaro che questo potrà essere, diciamo, riutilizzato al momento del ritorno, che speriamo per tutti possa avvenire presto, nella palestra. Le ginnaste e i ginnasti sono a casa e svolgono la loro attività a domicilio, possono fare qualcosa all'aperto perché appunto il decreto permette comunque un'attività all'aria aperta purché non si creino degli assembramenti di persone, e abbiamo le ragazze della prima squadra che sono anche piuttosto grandi, per cui possono comunque svolgere anche attività in autonomia, anche se noi facciamo un controllo, diciamo, da remoto via internet. Hanno creato dei simpatici gruppi dove postano dei video, diciamo, con tutte le loro evoluzioni. Noi stiamo sempre attenti a dire, appunto, non fate niente di particolare in casa, perché la ginnastica artistica è uno sport che è difficile da, diciamo, fare a casa. Che cosa speriamo? Speriamo di ritornare presto nella palestra, speriamo che nella palestra ci sia la nuova tappetatura che la società ha già ordinato e che dovrebbe dare una riqualificazione enorme a tutto l'impianto qua di Via Braia a Savona, e speriamo a tutte le altre società di rivederci presto nei campi gara, e speriamo che questa emergenza termini in fretta. Un saluto, un arrivederci a tutto il mondo sportivo.